siccome parliamo spesso di programmazione in questo sito ed in particolare di linguaggi di programmazione PHP, vogliamo darvi una lista di tutti i software per poterlo editare. Insomma, troverete una lista di programmi per editare PHP in versione free, open source e a pagamento. Ma prima dobbiamo fare un'importante distinzione, ossia il suo utilizzo. State cercando un programma per fare cosa? Della programmazione o realizzare un sito web? Partiamo dal punto 2. Editor PHP per realizzazione un sito web. Dreamweaver. Ovviamente in assoluto il miglior editor per realizzare un sito web è il Dreamweaver. Non ha veramente rivali. Ovviamente un processo così vasto e completo ha un costo. Non si tratta di un prodotto free. Ho pensato di farvi una classifica dei pregi e difetti, ma onestamente non riesco a trovarne alcuno. Se non appunto il costo. Pregi Dreamweaver. Editor visuale, sia in versione personal computer, che smartphone che tablet. Moduli integrabili. Interfaccia semplice e riconoscibile da versione a versione. Prodotto modulabile. Debugging dei linguaggi PHP, ASP.NET, Java, JS, jQuery, C cancelletto. Collegamento FTP. Sincronizzazione dei dati. Difetti Dreamweaver. Il prezzo, tutto questo si paga. È il prodotto a cui un professionista di siti web non può rinunciare. Bluefish. Diciamo che fra tutti i prodotti open source che negli anni hanno fatto con più efficacia al concorrenza a Dreamweaver, per quanto concerne la realizzazione dei siti web, è sicuramente Bluefish. Il software nasce proprio come editor PHP in ambiente Linux. Solo in un secondo momento è stato sviluppato in Windows. E nasce proprio con l'intento dichiarato di essere la risposta di Linux a Dreamweaver in Windows. Oltretutto compito per molti anni ottimamente assolto. Ora insomma viene aggiornato sempre meno, ma continua a rimanere un'ottima alternativa. Pregi Bluefish. Leggerezza. Sincronizzazione dati. Ripristino crash. Interfaccia semplice e intuitiva. Editing a schermo intero. Comprende molti linguaggi di programmazione. Difetti Bluefish. Non è sempre aggiornato. Assenza di moduli inseribili come in Dreamweaver. Mancanza editor visuale. Per la verità ci sarebbero altri prodotti che supportano PHP come Composer, ma che ormai sono anni che non vengono aggiornati. Editor PHP per la programmazione. Entriamo ora invece nell'ambito che vogliate un editor unicamente con lo scopo di fare della programmazione pura. Anche in questo caso, i software che vi ho indicato sopra rimangono validissime alternative. Oltretutto in questo caso, Bluefish guadagna anche qualche punto. Aptana. Adesso temo che vi darò una delusione. Purtroppo l'unico software open source per editor di testo è proprio Aptana. Nasce da una collaborazione con Eclipse, di cui mantiene gli sviluppatori. È veramente ottimo, sempre sviluppato, ha il debugging e il correttore automatico del linguaggio. L'interfaccia utente però porta con sé tutte le problematiche di Eclipse. Ossia non segue le linee di tendenza. Mi spiego meglio: se prendete 10 software vedrete che anche se hanno applicazioni differenti l'interfaccia tenderanno a somigliarsi tutte per ovvie logiche di mercato. Mentre Aptana non segue questa linea. Per essere un editor PHP è un po' pesante e non sempre intuitivo. È molto aggiornato. Ossia tiene sempre in considerazione l'ultima versione di PHP. Male che vi vada la penultima. Non è auto-aggiornabile. Dovrete fare tutto voi. PHP Studio. Fra tutti i software editor PHP sicuramente, il numero uno è PHP Studio. Ha veramente tutto. Interfaccia semplice. Sempre aggiornato. Debugging. Correzione automatica, FTP,
ogni tipo di tool desideriate e persino un tutorial interno sulle funzioni PHP in uso e deprecate. Diciamo che è un po' il dream aver per i siti web per la programmazione. Tutto questo ovviamente ha un prezzo. Ma onestamente nemmeno troppo elevato, in quanto per la versione single user sono di 39 euro l'ultima volta che ho controllato. Notepad++. Fra le versioni free 6 segnalo Notepad++. È sviluppato su un software Microsoft Windows. Si presenta come un semplice editor di testo, e in parte lo è anche. È un progetto che ha oltre 16 anni, ma che viene costantemente sviluppato. Non ha la funzione di correzione automatico o altre auto-esplicative, ma si presenta come un'interfaccia estremamente chiara e leggera. Rapid PHP. Molto simile a PHP Studio, e quindi, a pagamento c'è Rapid. Ce ne sono molti di software, ma questo secondo me è quello che più gli si avvicina. Fra i suoi punti di forza il controllo della sintassi anche di Apache SQL, editor intuitivo e semplice. Validazione del codice HTML5 e CSS, e anche lui possiede molti framework di supporto. Questi i principali. Poi insomma, se volete in rete ce ne sono veramente di ogni. Vi segnalo per completezza. Lista di software editor PHP. Atom. Brackets. Codelite simile a Notepad. Gedit da provare. Gedit. Kwrite. TextMate. Kantaros. Kdevelop. NetBeans. PHP Designer 8. E molte altri ancora. Ovviamente fra questi che vi ho indicato ci sono anche quelli in versioni trial per 30 giorni e dopo dovrete acquistare la licenza. Punto a favore che in questi casi i costi non sono proibitivi. Quindi se avete intenzione di svolgere professionalmente questo lavoro e spendeteci qualche euro. Tipicamente meno di 50 euro per una volta sola.